tempi d'attesa un po', cioè ci vuole un po' di prenotazione, però qualche problemino c'è. Quali sono questi problemini? Cioè la lunghezza, cioè la distanza, insomma. Sono i tempi delle liste d'attesa da sempre uno degli argomenti più sensibili in tema di sanità pubblica, un argomento che spesso accende gli animi dei cittadini. Noi siamo andati a raccogliere il parere degli aretini in uno dei punti nevralgici in tema di liste d'attesa, il CUP, il Centro Unificato di Prenotazione. Ma guardi, le dico che adesso ho preso un appuntamento per una visita dermatologica e ce l'ho ad aprile. Naturalmente, se io fossi andata in altri presidi, avrei fatto molto prima, ma dato che non ho la possibilità di andare, questa attesa è piuttosto lunga. Sono troppo lunghe? Decisamente. Alcune no, ma molte sì. Sono un po' lunghe le attese, ma si rimedia sempre, si aspetterà qualche giorno in più. Hanno un po' lunghe le attese. E lei ha prenotato una visita stamani? Io ho preso l'appuntamento per la visita per l'aprile. Ho passato un po' di anni che andavo a farlo direttamente a pagamento, ma mi sembra che qui lo stipendio, la pensione cala, mi fa aumentare. Allora bisogna guardare di sfruttare un po' la situazione, se si può. Alcune meglio, alcune peggio, insomma, sono molto lunghe, specialmente all'oncologico. Lei ha preso una visita stamani? Sì. Quando? A quando? No, abbastanza presto, perché me l'ha messa urgente, quindi abbastanza presto. Certo, sono migliorabili, su questo non ci sono dubbi, ora non voglio dire siano eccessive, in alcuni casi, per alcuni tipi di accertamenti, direi sono veramente molto eccessive. In altri casi invece si può accedere abbastanza velocemente, dipende probabilmente dall'affluenza.